Io e te dobbiamo... Sei il giornalista? Harold Coley, lo spifferone. Gestisco il giro di mazzette di Derazio. Immagino che non faccia bene alla salute fare i nomi di quelli all'interno del giro di Marcano. Non lo sai? Anche il fumo passivo uccide. Comunque sia, sappiamo che dei funzionari pubblici prendono delle mazzette, ricatti, roba grossa. Al centro di tutto c'è un tipo di nome Frankie Bernard. Il problema è che non so dov'è. Potrebbe rendere le ricerche difficili. Ah, in realtà ho sentito dire che il signor Bernard usa dei nascondigli, posti in cui i suoi uomini lasciano le mazzette per i funzionari. E guarda caso posso dirti dove sono. So anche che Frankie conserva un bel registro di tutti i suoi affari sporchi. Vedo se riesco a sapere da uno di quei corrieri dove si trova il tuo uomo misterioso e il suo registro dei ricatti. Gli uomini che lavorano per Bernard sono discreti come lui. Dovrai trovare un modo per farli parlare. Quindi sei stato tu a fare tutto quel macello al cantiere. Ho scritto un sacco di articoli. Ho trovato solo una foto conosciuta del capo di Bernard, Tony Derazio. È praticamente un recluso. Bernard ha lo straordinario talento di non farsi notare. Che pompinaro del cazzo. Dimmi, il tuo amico sarebbe disposto a parlare di quello che state combinando? In via confidenziale, ovviamente. Tutta questa corruzione fa male alla città. Cioè, fa bene ai miei titoli, ma è una sciagura per i contribuenti. Il segreto per arrivare al cuore della gente è lo shock. Sangue, tette, scandali. Non badano a nient'altro. Tornato. Ti ricordo che quelli trascinano la gente nel bayou per molto meno. Lasciami andare! Sei forte! Dimmi tutto quello che sai su Frankie Bernard. Il signor Bernard usa dei corrieri per fare le consegne. Io so soltanto che tipo di auto guidano. Abbiamo finito. Oh!
Dimmi tutto quello che sai su Frankie Bernard. Il boss tiene un sacco di politici per le palle. Ha delle foto scottanti nascoste nelle terme Imperial. Vai con Dio, figlio di puttana. Sono a Downtown e devo fare scorte. Vengo dalle tue parti ora. Oh, mi dispiace. Vedi qualcosa che ti serve? Vediamo cos'hai. Ebbene, ora me ne vado. Ehi! Per quale motivo vuoi fregare il signor Terrazio? Mi dispiace! Siete quel figlio di Terrazio che farà qualsiasi cosa per rimediare! Qualsiasi cosa! Niente? Allora smammala per un culo del cazzo! Non sei il benvenuto! Prima di venire a galla, poi la... Oh, mi sa che ho rovesciato il mio drink. Quel nero al negozio mi ha dato la mia... Dove? Chiedo scusa. Fantastico. Ci trovi le migliori salsicce della città. Peccato che il proprietario sia lo stronzo.
animale ci vuole ben altro, coglione! È stato lui, addosso! Mi scoperò tua madre e piscerò sul tuo cadavere! Cristo santo, cos'è? Abbiamo rapporti su un negro armato a downtown. Alle unità nell'area, intervenite! Abbiamo qualche sbirro corrotto a downtown. Ehi, subito. È un'arma? Sorpresa! Figlio di puttana! Sei fottuto! Di ciao a Papino, se ti accazzi. Ora al riparo. So che aspetteravate di sentire Remy. Ma purtroppo sono spiacente di comunicarvi che il signor Duval, presentatore di questo programma, è venuto a mancare. La sua cara amica, la signorina Marcano, voleva venire a dire qualche parola, ma non se l'è sentita. E mi ha chiesto di leggervi un suo messaggio. Cara New Bordeaux, hai perso uno dei tuoi figli migliori. Un pilastro della comunità, un ottimo conduttore e un mio caro amico. Remy era molto credente e sono certa che apprezzerà se lo ricorderete nelle vostre. Sono a piedi a downtown, potete mandarmi qualcosa? Ok, sarà tua in un istante. Ti ho mai detto perché ho preso i voti? Per quello che hai visto in guerra. Era una bugia. Sono diventato prete per colpa di ciò che ho fatto in guerra. Per ciò che ero diventato. Mentre ero là, ammassato insieme agli altri negri usagetta. Tutto il dolore e la rabbia che avevo accumulato nel corso della vita hanno iniziato a ribollire. E quando sono traboccati, beh, è meglio che tu non lo sappia. Non credo che a qualcuno freghi qualcosa di un nazista morto. Non è questo. Gli uomini che ho ucciso, la loro morte doveva avere un significato per me. Doveva pesarmi. E invece no. Quando ho capito cosa c'era nel profondo della mia mente, beh, è stato troppo. Io so chi sono. Lo so, figliolo. Ed è questo che mi terrorizza. Dicono che il Signore ci affida solo i pesi che siamo in grado di sopportare. A volte mi chiedo se sia vero. Hai sentito dei due ragazzi ammazzati a South Downs? Neri, disarmati. McCall e Harris. Secondo i giornali, quello che ha sparato l'ha fatto perché aveva sentito parlare di un soldato di colore che se ne va in giro a scannare i bianchi.
sentito. Di qua, è da questa parte. Hai proprio messo il povero Frankie in cattive acque giù alle terme. Scusa? Battuta di merda? Per colpa tua, Tony D'Erazio ha problemi a controllare i politici della città. E ha ordinato a Frankie di tenere d'occhio l'Imperial. Questo significa che alla prossima cazzata è cartellino rosso. Cosa pensi di fare con il vecchio Frankie? Ah, dipende da lui. Ehi, vengo anch'io. Prendo la macchina fotografica nell'auto e... Se vuoi andare a scavare nel fango, fallo da solo. Non mi va di portare il tuo culo a spasso per la città. Capito, capito. Ci vediamo.
Se uccidi Bernard, fammi sapere bene cos'è successo, ok? Hai visto cosa usa Frankie per i ricatti? C'è della roba. Wow! Il segreto per arrivare al cuore della gente è lo shock. Sangue, tette, scandali. Non badano a nient'altro. Dimmi, il tuo amico sarebbe disposto a parlare di quello che state combinando? In via confidenziale, ovviamente. Tutta questa corruzione fa male alla città. Cioè, fa bene ai miei titoli, ma è una sciagura per i contribuenti. Ho trovato solo una foto conosciuta del capo di Bernard, Tony D'Erazio. È praticamente un recluso. Bernard ha lo straordinario talento di non farsi notare. Che pompinaro del cazzo! Sono a downtown e devo fare scorte. Sto arrivando, tieni duro. A chi posso lasciare dei soldi a downtown? Ma certo, come va? Vedi qualcosa che ti serve? Va bene, lo assicuro. Vediamo cos'hai. Che cazzo? Ehi, ehi, che qua! Io mi riparo. Toglietemi dalle palle questo cadavere. Altrimenti come fanno a sapere di questo posto? Quelle merde non hanno i coglioni per rifarsi su Frankie. Lo so che non sembra, ma ha saputo rialzarsi quando è stato il momento. Beh, questa operazione funziona con il giro delle tangenti. E c'è qualcuno che la sta sputtanando. Non preoccupartene adesso. Tieni gli occhi aperti, capito? Che cazzo ho visto? Il coglione è ancora qui, me lo sento. Come faccio a passarlo se non capisco? Svegliati e trova quel coglione! Ti trover... Ok, ma perché proprio io? Non va bene a mio figlio. Occhio! Che ti ha preso? È armato! Pioggia di merda! A che ti serve quell'arma? Uscire in quattro qualche volta. Tu porti la tua ragazza. A che ti serve quell'arma? Dopo aver saputo che è
fa così? Non mi piace. Allora, adesso mi fai fuori? Ottima idea. Manda chi vuoi a Downtown, dobbiamo prendercelo finché possiamo. Sì, signore, ci sono. Ci penso io. Vado al negozio all'angolo a comprare il latte. Scommetto che ci sono quegli ubriaconi dietro la sparatoria nel bayou. Tempo da casa. Ma intorno ci sono solo criminali. Gran bel posto. Quasi quasi, più tardi vengo a farmi una sudata. So che sti... non è esattamente un'esperienza piacevole.